Signori, se gli americani hanno Gianni e Pinotto, noi abbiamo Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. E gli pareva strano. E gli pareva strano. E ci pareva strano. Ma strano, strano, strano. Che fosse tutto giusto. Che fosse tutto a posto. Che non ci fosse un guasto. O qualcosa che non va. La star girava un film. La crema sul vignè. E lo notai così. Che guardava proprio me. È vero, quindi tutta la giornata entra, ti disse che ti deve levare, come te lo dici? E questa è concorrenza spietata, facciamo concorrenza. Ci stiamo accomodando qui al Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo. Stefania, naturalmente, che è la sorella, vi ricordo tutti quanti, la sorella del mitico Franco Franchi, oggi è testimonial naturale, perché sei sangue del sangue di tuo fratello. Ci mancherebbe, noi siamo stati 13 figli, siamo stati tutti fratelli, sorelle, figli dello stesso padre e della stessa madre. Non ci sono figli scappati? No, ai famiglia... tempi non c'erano queste cose, anche quando. Di la verità, Stefania, quando accade questo evento, perché ormai ogni anno festeggiamo Franco Franchi, non è la prima volta. Per me è una grande emozione, per me è una cosa meravigliosa, perché mio fratello, oltre a quello che ci ha dato nel suo, diciamo, percorso, ci invitava. Io ho conosciuto, per dire, il treno, ho conosciuto la nave, ho conosciuto l'aereo per mezzo di lui. Io non avevo visto mai fuori di Bagheria di Misilmere. Mi diceva: ci va bene, ci portiamo. Insomma, affettuosissimo, mi ha battezzato il primo figlio, che mi dispiace a dirlo. Lui mi disse: grazie, ci hai messo il mio nome. Ed era che invece mio suocero chiamava pure Francesco, e quindi risultava, lui me lo battezzò e il bambino si chiamava Francesco. E lui ci voleva bene a tutti, non aveva particolarità per nessuno. Spero che Franco era Femminaro. Femminaro, ma come? Forse i femmini ci capo. Cercava che era un no, 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 è stato, guarda, non perché te lo voglio dire, un marito fedele dall'inizio alla fine, sia come fidanzamento, che è stato tanti anni, sia come matrimonio, tanti anni, e non ci sono state di queste cose. In casa mia, di queste divergenze, non ne abbiamo avuto. Stefano, dimmi una cosa, ma questo Luca, questo Simon Pietro, insomma anche Ivan Scinardo, che si è messi insieme, cercano di raccontare Franco Franchi, loro hanno la... No, a me mi piace, la qualsiasi cosa che raccontano, li ascolto, io ti seguo giorno per giorno, mi devi credere. Canale 195, che prima apparteneva a un altro, io che già me ne andavo a TGS, che a volte trovavo lo stesso spettacolo, allora io, siccome mi veniva meglio a guardarlo, previsto, sì. Ma che fa Panascia? Tale Panascia, da quel momento non ho lasciato più Panascia. Però te la posso dire una cosa che tu non sai. Io mi chiamo Panasci, senza la A. Ah, Panasci. Perché mi chiamo Panascia da sempre? Panasci. Devo... Panasci. Allora, diciamo... Panasciuzzo. Panasciuzzo di Stefania. Allora, Stefania, andiamo a fare questa presentazione. Sì. Siamo pronti? Sei in forma oggi? Guarda che io guarderò e basta. E poi giudicherò.
e ti telefonerò. Esatto, e casomai sbaglio. E giudicherò. Sono mazzato. Grazie Stefano. Mando un bacio a tutti gli amici di 091. Seguite Francesco Panasci 091 195. Sono due personaggi che hanno fatto scuola. Un appuntamento così importante non si poteva perdere. Un sostegno convinto all'iniziativa proposta dalla Scuola del Cinema e un impegno per ulteriori iniziative che vogliono nello stesso tempo ricordare chi ha segnato la storia di fare cinema, di fare televisione, di fare arte, ma soprattutto anche un monito per i giovani e per le nuove generazioni che vogliono cimentarsi in questa attività. Io effettivamente considero Franco Franchi e Ciccio Ingrassia naturalmente gli artigiani sia del cinema che del teatro, in quanto così come negli artigiani in loro c'è la creatività, la spontaneità di quelle che sono le loro produzioni e negli artigiani c'è effettivamente quella che è la creatività dei prodotti così come c'è in loro. Franco e Ciccio ritornano a casa per certi aspetti perché la Scuola del Cinema di Palermo, i cantieri culturali della Zisa, diventa il suo luogo naturale per mostrare tutto quello che sono i ricordi legati a questa straordinaria coppia. Tutto questo grazie all'impegno di amici, di collezionisti, ma soprattutto grazie al sostegno dell'assessorato regionale al turismo, la Film Commission, che ha creduto anche per quest'anno nel ricordo di questa celebre coppia per tenere viva soprattutto la memoria. La mostra rimarrà aperta fino al 19, la serata conclusiva che dedicheremo interamente alla solidarietà, al sociale, quindi vi invitiamo a venirla a vedere. Il cinema è sicuramente un settore che si attiene anche all'argomento attività produttive. Noi stiamo spingendo il più possibile a sviluppare il massimo della creatività perché pensiamo che dalla creatività e dal territorio possano essere rivalorizzate le eccellenze. La mostra che ho visitato questa sera dimostra come da tutte le parti della Sicilia possono nascere delle cose molto interessanti. Sarebbe ancora più giusto se non riuscissimo all'interno di un progetto integrato di comunicazione anche a poter portare queste cose fuori e sicuramente da lì potrebbe venirne anche il beneficio in termini proprio di vantaggio economico. Il cinema si divide poi in tre diciamo microsettori, quello dell'artigianato perché è fatto dalle maestranze e la manualità di tanta gente che ci lavora dentro in una produzione, c'è la parte formativa che è legata all'istruzione, alla formazione di questi operatori del cinema e poi c'è la parte industriale che invece è legata dal momento in cui va in onda e c'è la distribuzione della pellicola. Il tutto comprende in questo caso specifico tre assessorati che potrebbero lavorare per un unico comparto. Il cinema è un settore di sviluppo economico. Dobbiamo ricordare che la Sicilia è stata per tanti anni un setting per film importantissimi. È un settore, così come tanti altri settori importanti, collegato appunto all'artigianato e all'industria e anche alla formazione, che va supportato e che va strategicamente inserito all'interno di un quadro in cui la regione deve cominciare anche a potersi da una parte vantare e dall'altra parte anche attrezzarsi per lanciarlo e metterlo anche nel mercato internazionale. Penso che quello che i ragazzi fanno qua dentro è assolutamente da valorizzare. C'è qua una presenza di tre importanti settori del governo regionale. Parlando appunto mentre visitavamo questo posto, ho proprio proposto di sottoscrivere un protocollo d'intesa per, coinvolgendo chiaramente gli altri due assessori, per provare a dare un segnale a tutti i ragazzi che qua dentro si formano. Qua possiamo parlare di vera e propria alta formazione che viene fatta, quindi sono convinta che vanno premiati
premiati i ragazzi che stanno qua dentro, che studiano e che appunto svolgono questo importante lavoro. Tu hai parlato di alta formazione, l'anno scorso abbiamo fatto una piccola gaffa, o è stata voluta, non firmare il protocollo per l'alta formazione. Molti enti non sono stati finanziati per una firma che il presidente non ha fatto, che è l'accordo interregionale. Quest'anno riuscirete a recuperare questo? Noi ormai da 12 mesi stiamo lavorando per riformare tutto il settore della formazione e chiaramente c'è un'attenzione particolare da parte nostra per il settore dell'alta formazione. Il disegno di legge è quasi pronto, a breve lo porteremo, ormai penso dopo queste vacanze di Natale, e il senso appunto di tutto il lavoro che abbiamo fatto in questo primo anno è proprio quello di dare un segnale ai giovani, dare un segnale ripartendo la formazione ma da una nuova formazione che effettivamente diventi un vero e proprio strumento per rincidere su quei tassi di disoccupazione giovanile che ormai sono arrivati a delle cifre estremamente preoccupanti. La mostra perché vengono inclusi quasi tutto il nostro materiale, insomma, che abbiamo raccolto in questi 10 anni. Abbiamo locandine, dischi, fumetti, perché hanno anche fatto fumetti su Franco e Ciccio, e abbiamo deciso di fare insieme alla mostra omaggio del catalogo, di questo nostro catalogo. Speriamo di aver fatto un buon lavoro, insomma, noi ci abbiamo messo tutta la nostra passione. Un'opera che non si completa con l'opera stessa bibliografica, ma c'è dell'altro, perché la mostra è viva e durerà una settimana intera. Durerà una settimana, ma ci sono le premesse per continuare in anno, perché una comicità come quella di Franco e Ciccio è unica, pulita e molto bella. Da generazione in generazione si susseguono questi film, si vedono in famiglia ed è una cosa molto molto bella, veramente. Abbiamo rappresentato delle scene grazie alla sartoria Pipi qua di Palermo, di alcuni film. Invito tutti a venirla a vedere perché è veramente deliziosa. Giustamente Ciccio e Franco, insomma, mangiavano pure. Perché non pensiamo all'interno di questo progetto di preparare, ce l'ha pensato anche per la consistenza di tipo fisica che c'ha. Giuseppe dice: scusa, ma perché non riproponiamo in chiave di oggi una vecchia ricetta che ha tema con Franco e Ciccio? Oltre ad amare Franco e Ciccio, io amo molto la cucina, amo molto cucinare. Ho inventato un primo piatto dedicato proprio a Franco e Ciccio a base di pesce e verdura, perché Franco amava molto il pesce mentre Ciccio amava molto le verdure, e allora ho creato un piatto chiamato Paccheri alla Franco e Ciccio con salmone, panna e zucchinette genovesi, sale, pepe quanto basta. Li faremo degustare a tutti quelli che verranno giovedì alla mostra, giorno 19, qui alla Scuola del Cinema. Saluto agli amici di 091 Television. Stiamo commemorando e ricordando due grandi attori, ma due grandi attori che non erano solo grandi per la qualità della recitazione e della invenzione scenica, erano anche grandi perché in realtà hanno fatto la fortuna della cinematografia italiana. La cinematografia italiana è in crisi anche perché mancano grandi attori, non solo mancano grandi registi, ma mancano grandi attori. Manca gente come Franco Franchi e Ciccio Garcia. Noi stiamo facendo questa sera una cosa molto importante, perché stiamo ricordando due grandi attori della cinematografia italiana, stiamo ricordando l'importanza della cinematografia italiana che noi tutti qua rappresentiamo degnamente. Ciccio e Franco Franchi erano dei grandi attori, perché erano dei grandi mimici. Sono stati gli ultimi grandi mimi della tradizione teatrale italiana. La memoria non è il ricordo del passato, ma è il presente del passato e anche il presente del futuro. Fare memoria significa far vivere. Noi stiamo questa sera facendo vivere due grandi siciliani.